L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione. Qui comincia il regno degli spiriti della montagna. Si innalzano dai loro palazzi estivi, si riuniscono nelle gole e nelle falesie, scherzano con la forza degli elementi, ululano selvaggi canti magici accompagnati dallo stridore della tempesta. Esseri terribili popolano le saghe che si raccontano nelle valli. Nel XVIII secolo, avventurieri, scienziati e artisti, sfidando l'ancestrale paura nei confronti della natura, cominciano a scalare le vette. Ben presto vengono imitati da molti e alcuni temerari costruiscono addirittura una ferrovia fino alla sella della Jungfrau. Il viaggiatore può ammirare il ghiacciaio della Lech come se il panorama fosse stato creato per lui. Quando ne percorre la superficie frastagliata, percepisce la potenza che emana dal più grande ghiacciaio d'Europa. Questa immensa massa di ghiaccio si muove continuamente e lascia la sua impronta nella valle. Anche la scienza si interessa al ghiacciaio, perché è testimone dei cambiamenti climatici del passato e annuncia quelli futuri. Le masse di ghiaccio, in alcuni punti profonde fino a un chilometro, hanno modellato il territorio. Dove si ritirano rimane una zona desertica. Ben presto questa zona viene riconquistata da alcuni tipi di piante e pian piano si va ad aggiungere alla foresta della Lech. In questo paesaggio alpino, creato sull'arco di milioni di anni e plasmato dal ghiaccio e dall'acqua, convivono i più svariati habitat, che spaziano dalla parte più umida al nord a quella meridionale, più arida, simile alla steppa. Ed è proprio per questa diversità che nel 2001 la regione è stata inclusa nella lista del patrimonio mondiale.